Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Chiedo al Vescovo Luca di farci un saluto e un augurio. Mi sembrava bello tornare dal carcere dove ho celebrato, a carcere di Busto Arsizio, dove ho celebrato la Santa Messa di Pasqua poco fa. Passare per un saluto, un augurio a tutti voi, innanzitutto a Monsignor Patrizio Garascia, ai miei confratelli con i quali condivido la vita qui a fianco all'ombra della Dolorata nel collegio. Fare gli auguri a tutti voi dopo una messa appunto celebrata in un posto molto diverso da questo che è il carcere. Con la presenza, ha voluto essere presente per amicizia Salvatore, il signor Sua Eccellenza, il prefetto di Varese. È venuto stamattina a pregare con i detenuti, con la sua famiglia, con sua moglie e suo figlio. E sono segni questi. Oggi è la festa delle pietre che rotolano via dal sepolcro. L'augurio che ho fatto ai nostri fratelli carcerati è stato quello di far rotolare via la pietra del male dalla loro anima. Ma tutti noi abbiamo pietre sull'anima da far rotolare via, che il Signore ci aiuti a liberarci dalle tenebre, dalla morte, dal male e da qualsiasi altra nostra fragilità che ci opprime come un peso insopportabile. Questo vi auguro, che la vostra sia una Pasqua veramente dove le pietre dal cuore rotolano via in Gesù risorto. Buona Pasqua a tutti. Grazie Vescovo Luca, anche a te. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Tu, Figlio di Dio, che ti sei umiliato fino alla condizione di servo, Kyrie eleison. Tu, Agnello senza macchia, che sulla croce hai portato i peccati di tutti e di tutti hai cancellato la colpa, Kyrie eleison. Tu, Salvatore risorto, che hai vinto la morte per sempre e ora vivi nella gloria, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria in excelsis Deo. Adoramus te.
Preghiamo. O Dio, che vincendo la morte nel tuo Figlio risorto, ci hai dischiuso le porte della vita eterna e ci hai ricolmato di gioia, serba i nostri cuori liberi da ogni mondana tristezza e ravviva in noi l'attesa del tuo regno. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Leggi nel nome del Signore. Lettura degli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non aspetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi. Parola di Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e esultiamo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e esultiamo. La lettura apostolica ci illumini e ci giovi a salvezza. Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, a voi ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che il terzo giorno
è risuscitato secondo le scritture e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Maria, invece, stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti, l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò, gli disse in ebraico: «Rabboni», che significa «maestro». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vado ai miei fratelli e di loro salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala
andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che gli aveva detto. Parola del Signore. Abbiamo ripetuto più volte cantando: «Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e in esso esultiamo». Non c'è un giorno più bello di questo. È la Pasqua, è il giorno di Cristo risorto e noi in comunione con tutta la Chiesa sparsa su tutta la terra lo celebriamo nella gioia, perché là dove c'è il buio non serve lamentarsi, bisogna accendere una luce, e là dove c'è il male, il brutto, cosa bisogna fare? Bisogna accendere la bellezza, e questo è il giorno della bellezza. Ecco perché anche questa messa è così solenne. È la messa grande, come si diceva una volta. È la messa del giorno di Pasqua. E noi accogliamo con il cuore stupito l'annuncio sempre nuovo che Cristo, il Signore Gesù, morto e sepolto, è uscito vivo dal sepolcro. Questa è la verità che oggi proclamiamo. C'è uno che ha vinto la morte, uno che ha vinto il male, è il Signore Gesù Cristo, e ha vinto per noi, perché anche noi possiamo vincere il male con Lui, vincere la morte con Lui, per cui la morte certo ci addolora, ma non ci fa disperare. Sappiamo che la vita è per sempre. Sappiamo che chi muore in pace con il Signore lo attende il paradiso. Il Signore ci ha preceduti. E vorrei dire semplicemente due pensieri partendo dal Vangelo del giorno di Pasqua, facendovi notare il luogo dove è avvenuto l'incontro di Gesù risorto con Maria Maddalena e il modo con cui è avvenuto l'incontro. Anzitutto il luogo. Si parla di un giardino, tanto che Maria Maddalena non riconosce subito Gesù, lo scambia per il custode del giardino. Perché è importante sottolineare il luogo? Perché questo giardino allude al primo giardino della storia umana. Sapete, e lo conoscete tutti, il racconto biblico della creazione dell'uomo e della donna, quando Dio pone Adamo ed Eva nel giardino, nell'Eden, il paradiso terrestre, come veniva chiamato. E nel giardino bellissimo che Dio aveva pensato per l'uomo e per la donna, Dio stesso passeggiava, perché si incontrava con l'uomo suo alleato, aveva creato un essere uguale a sé, a sua immagine e somiglianza, ci ha plasmati dalla terra e ha infuso in noi l'alito suo, il suo spirito, perché Dio ha voluto creare delle persone, degli esseri che stessero davanti a Lui per sempre. Ecco, nel giardino Dio passeggiava.
quel giardino che aveva affidato all'uomo e alla donna perché lo coltivassero, lo custodissero. E poi sappiamo cos'è avvenuto nel giardino. Sappiamo che l'uomo e la donna si sono lasciati istigare dal serpente, dal drago, dallo spirito del male, da Satana, e hanno voltato le spalle a Dio, il Creatore. Tanto che Dio, quel giorno, passeggiando, non ha più trovato l'uomo e lo chiamava: Adamo, dove sei? E Adamo ed Eva si erano nascosti tra gli alberi del giardino, hanno cominciato ad avere paura di Dio, ad avere vergogna di Dio. E sappiamo tutti i disastri che da quel peccato, da quella ribellione sono cominciati, da Caino e Abele fino ai nostri giorni. Ma Dio non si è arreso. A un certo punto della storia umana il Padre ha mandato il Figlio, lo ha mandato tra noi, su questo giardino che a causa del peccato era diventato un deserto. Dice la Bibbia che era diventato un deserto. E Gesù, quando inizia la sua missione per chiamare l'uomo alla conversione, convertitevi e credete al Vangelo, il regno dei cieli è vicino. Ecco, Gesù inizia la sua missione nel deserto. Gesù entra nella storia nel deserto perché voleva incontrare quel serpente, voleva incontrare per vincerlo Satana, che aveva trascinato l'uomo al male. Lo incontra, lo vince, supera le tentazioni, come abbiamo visto nella prima domenica di Quaresima. Ma poi il demonio viene vinto definitivamente quando Gesù muore in croce, quando l'amore vince il male, quando il sangue è fuso per amore fino al dono totale di sé. Ed ecco allora che Gesù trasforma il deserto in giardino e il risorto fa fiorire tutto. Ritorna la vita, ritornano i fiori, ritorna Dio che passeggia ancora nel giardino mentre cerca l'uomo che lui ha creato e si incontra con la Maddalena, con colei che ci rappresenta tutti. Ecco, mi piace pensare davvero questa parabola: dal deserto al giardino è il Salvatore Gesù Cristo. E quando lo accogliamo la vita fiorisce, e quando lo accogliamo il mondo cambia. Per questo noi cristiani ci siamo nel mondo, per far fiorire il deserto con Gesù. Ma poi vi dicevo il modo con cui il risorto appare. Ecco, a me è sempre stupito che mentre sappiamo anche i particolari della crocifissione di Gesù, non sappiamo quasi nulla della resurrezione di Gesù. Sappiamo che è avvenuta, c'è il fatto, siamo qui per proclamarlo, è il fatto che fonda tutto, la Chiesa, il nostro essere qui a Messa. Ma che cos'è avvenuto all'alba di quella prima domenica della storia cristiana? Nessuno lo sa. Cos'è avvenuto nel sepolcro, quando il corpo morto, trafitto di Gesù, a un certo punto si è risvegliato? Qualcosa intuiamo dalla Sindone di Torino, deve essere stata un'esplosione di luce e quel corpo morto di Gesù è diventato corpo glorioso, corpo vivo, e Gesù ha scoperchiato la pietra, come ci richiamava anche il Vescovo Luca all'inizio della Messa, ed è uscito vivo ed è apparso alla Maddalena.
Perché Gesù non ha fatto vedere quello che è avvenuto alla mattina della domenica di Pasqua? Certo, perché i nostri occhi sono incapaci di vedere quello spettacolo, perché è oltre lo spazio e il tempo, mentre noi siamo ancora dentro lo spazio e il tempo, è un oltre il fatto della resurrezione avvenuta in questa storia, ma che va oltre i confini della storia, dello spazio e del tempo. I nostri occhi sono incapaci di vedere lo splendore della resurrezione. Ma anche perché Dio in Gesù Cristo non si impone mai. Dio non vuole prendersi la rivincita, non è dell'amore dire avete visto che avevo ragione, no, l'amore non si impone, si propone e attende con pazienza che noi, a partire dal dono della vita di Gesù in croce, che l'Eucaristia sempre ripresenta, riusciamo a comprendere, a fare esperienza dell'amore che Dio ha per noi. Dio è umile, Dio davvero si manifesta così, con semplicità, tanto è vero che si manifesta a coloro che lo cercano, non a tutti, non si è manifestato alle guardie che facevano la guardia al sepolcro, ma si è manifestato a coloro che lo cercavano, che lo desideravano, come Maria di Magdala. Ecco, anche noi è chiesto lo stesso desiderio. Maria di Magdala piangeva, cercava Gesù piangendo, aveva il cuore infiammato d'amore per Cristo che aveva incontrato e l'ha incontrato ancora vivo. Così anche noi, così anche tu. Se lo ricerchiamo con desiderio, il Signore si manifesta. E allora il messaggio della Pasqua è proprio questo: non avere paura di Dio, non avere paura di Gesù Cristo. Aprigli il cuore e le braccia, corrigli incontro, lasciati attirare da Lui, il crocifisso risorto, e vedrai che Lui non toglie niente ma dona tutto. Questo è il messaggio della Pasqua che noi vogliamo accogliere, perché qui è l'origine di tutto, della nostra vita nuova e della vita nuova di questo mondo. Perché Dio continua ad amare questo mondo e a volerlo salvare, ma ha bisogno di noi, di qualcuno che lo riconosca nello spezzare il pane, che accolga il suo Vangelo, che viva il comandamento dell'amore, che si metta a servizio, perché noi crediamo che la potenza della resurrezione continua ad agire in questo mondo. E per il sì di uno il Signore salva tutti. E noi siamo qui a dire, Signore, grazie per il tuo amore e anche noi ti vogliamo bene, ti adoriamo, ti riconosciamo, Signore, del cosmo e della storia. E con te vogliamo affrontare questa storia umana così difficile, ma vogliamo accendere la luce del tuo amore, sapendo che tu, o Signore, prepari per questo mondo e per ciascuno di noi un giardino, una primavera. Grazie, Signore, per la speranza che ancora oggi infondi nei nostri cuori.
Al Signore Gesù risorto e vivo, eleviamo con fiducia la nostra preghiera di supplica e di intercessione. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, nostra Pasqua, guida la tua Chiesa nelle vicende del mondo, perché sia sempre testimone della buona notizia del Vangelo per ogni uomo e ogni donna, ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, che hai riscattato l'umanità a prezzo del tuo sangue, sciogli l'egoismo dei cuori, allontana l'ombra delle guerre e conforta quanti sperimentano il dolore e la solitudine, ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, autore della vita, rinnova le famiglie con la luce e la speranza di questo giorno, perché si aprano all'accoglienza e alla fraternità. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, vincitore della morte, accresci il dono della tua grazia nei fratelli e nelle sorelle che hanno ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana, e ravviva in ciascuno l'attesa del tuo regno. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Dio, che nella risurrezione di Cristo ci restituisci alla vita eterna, concedi al popolo da te redento fede salda e speranza incrollabile, e donaci di attendere senza dubitare il compimento delle tue promesse, per Cristo nostro Signore. Scambiamoci il dono della pace.
Professiamo la nostra fede, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. O Dio grande e buono, salvaci dal giudizio che meritiamo come peccatori, poiché da questa condanna ci ha liberato Cristo, nostra Pasqua, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, Dio onnipotente, e lodarti con tutto il cuore, Padre Santo, autore e creatore del mondo. Cristo Gesù, che possiede con te la natura divina, per liberare l'uomo si è offerto volontariamente alla morte di croce. Egli è stato prefigurato nel sacrificio dell'unico figlio di Abramo. Il popolo di Mosè, uccidendo l'agnello senza macchia, ne preannunziava l'immolazione pasquale. I profeti lo hanno previsto già nei secoli antichi come il servo che avrebbe portato i peccati di tutti e di tutti cancellato la colpa. Questa è la vera Pasqua, esaltata dal sangue del Signore, nella quale, o Padre, la tua Chiesa celebra la festa che dà origine a tutte le feste. Il Figlio tuo, come schiavo, si consegna prigioniero agli uomini per restituirli a libertà piena e perenne, e con una morte veramente beata vince per sempre la loro morte. Ormai il principe delle tenebre si riconosce sconfitto, e noi, tratti dall'abisso del peccato, ci rallegriamo di entrare col Salvatore risorto nel regno dei cieli. Per questo mistero di grazia ci uniamo alla gioia dell'universo e con tutto il popolo dei redenti che in cielo e in terra canta la tua gloria, eleviamo a te, o Padre, l'inno di lode. Santo, 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 il Signore.
Veramente santo, veramente benedetto è il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio tuo. Egli, che è Dio infinito ed eterno, discese dal cielo, si umiliò fino alla condizione di servo e venne a condividere la sorte di chi si era perduto. Accettò volontariamente di soffrire per liberare dalla morte l'uomo che lui stesso aveva creato. Con amore che non conosce confini, ci lasciò quale sacrificio da offrire al tuo nome, il suo corpo e il suo sangue, che la potenza dello Spirito Santo rende presenti sull'altare. La vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annuncerete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno, finché di nuovo verrò a voi dal cielo. Mistero della fede. Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore. Il mistero che celebriamo, Padre, è obbedienza al comando di Cristo. Manda tra noi in questa azione sacrificale colui che l'ha istituita, perché la presenza del Figlio tuo in questo sublime sacramento doni pienezza alla nostra fede. E a noi che offriamo il vero sacrificio, concedi di comunicare alla viva e misteriosa realtà del corpo e del sangue del Signore. Degnati, o Dio, di accogliere questo sacrificio pasquale, uniti alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, a Sant'Ambrogio, a San Carlo e a tutti i santi, insieme con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Mario, noi te lo offriamo con cuore umili e grato per la tua Santa Chiesa diffusa su tutta la terra e radunata dalla potenza dello Spirito Santo nell'amore del suo Redentore.
Te lo offriamo inoltre per i sacerdoti a te consacrati, per questo tuo popolo che in te ha trovato misericordia e per i nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto nella fiduciosa speranza della venuta del tuo regno. Serba scritti nel libro della vita i nomi di tutti perché tu li possa tutti ritrovare nella comunione del Signore nostro Gesù Cristo. Con Lui e con lo Spirito Santo, a te, o Padre, è l'onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
preghiamo. Col tuo amore misericordioso, Padre, proteggi sempre la tua Chiesa, perché rigenerata nel mistero pasquale possa giungere alla pienezza gloriosa della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Vi do qualche avviso. Nel pomeriggio alle ore 16 celebreremo i Vespri Solenni di Pasqua e la benedizione eucaristica. Domani, lunedì dell'Angelo, le sante messe seguiranno l'orario festivo 9, 11 e 18. Venerdì riprende l'adorazione eucaristica settimanale dalle ore 16 alle ore 19. Sabato prossimo, 15 aprile, alle ore 21, qui in santuario ci sarà un incontro di adorazione, di preghiera, chiamato Worship, animato dai giovani e guidato dal nostro padre Francesco Ghidini. Domenica prossima, 16 aprile, è la domenica della Divina Misericordia. Alla messa delle ore 9 di domenica prossima avremo il dono della presenza del cardinale Simoni. È di passaggio, si ferma qui da noi padri e domenica prossima celebrerà la messa. Non so se avete sentito parlare di questo prete dell'Albania, a 94 anni, è stato creato cardinale nel 2016 da Papa Francesco, grande testimone della fede, un martire del nostro tempo, ha passato più di 25 anni in carcere, sottoposto a torture, a lavori forzati, a causa della sua fede in Gesù Cristo. Per cui poter incontrare, baciare le mani a questo grande testimone può essere per noi un dono grande. Pregheremo quella domenica per tutti i cristiani perseguitati. E vi do la benedizione solenne della Pasqua, che scenda su voi che siete qui, ma anche su quelli che ci seguono fedelmente con la radiomissione e quelli che ci seguono dal canale YouTube del nostro santuario. È l'augurio di Pasqua che noi padri volentieri facciamo a tutti voi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. In questo santo giorno di Pasqua vi riempia di gioia Dio onnipotente e vi custodisca da ogni peccato. Amen. Dio, che nella risurrezione del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Voi che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andiamo in pace. E buona e santa Pasqua a tutti voi.